quando il cane diventa un bagnino. I cani non sono solo animali da compagnia, ma riescono anche a salvarci la vita. Come ci racconta Andrea Pastore, responsabile tecnico nazionale della Federazione Italiana Cinofila, Sport e Soccorso e Unità Cinofila Salvataggio Nautico Nazionale. Se opportunamente addestrati e naturalmente affiancati da bagnini esperti, possono essere utilizzati per il salvataggio in mare. Mi chiamo Pastore Andrea e sono un formatore nazionale per conto di FIX. FIX sta per Federazione Italiana Cinofilia Sport e Soccorso, che è un ente che si occupa di cinofilia dalla parte educativa alla parte sportiva alla parte del soccorso. Io principalmente mi occupo di educazione, ma principalmente io il mio lavoro lo svolgo nell'ambito del soccorso, quindi dal soccorso in acqua alla ricerca dispersi in superficie alla ricerca dispersi sotto macerie. È un'attività che svolgo ormai da più da una quindicina d'anni e la svolgo su tutto il territorio nazionale, quindi io insegno in tutta l'Italia e sono anche comunque un'unità cinofila brevettata, quindi presto il mio servizio quando, nel caso in cui ce ne dovesse essere bisogno. Non sono ancora stato impiegato né in terremoti, io lavoro più o meno da 14 anni sul litorale veneziano, quindi principalmente lavoro su Jesolo con i cani da soccorso in acqua, ok? Ho cominciato tantissimi anni fa e ho maturato su quel settore una certa esperienza. All'interno della mia squadra abbiamo dei cani brevettati anche per le macerie, ma ancora non siamo stati impiegati perché appunto quando si sono brevettati non ci sono state calamità nel frattempo. La grossa esperienza noi la portiamo nel settore dell'acqua, ok? Abbiamo più o meno 15 anni di esperienza e tantissime cose che abbiamo visto, tantissime cose che abbiamo fatto. Qui ovviamente è un'opinione totalmente personale. Principalmente per quanto riguarda il soccorso in acqua, preferisco, però come le dicevo è proprio una mia considerazione personale, preferisco i retriever. Io ho tutti i golden retriever perché secondo me sono dei cani estremamente intelligenti, estremamente versatili e hanno un'elasticità mentale non indifferente, quindi si adattano un pochettino a tutte le evenienze. Vanno benissimo anche i cani da pastore, ci mancherebbe, però no, non tutti i cani possono fare soccorso, nel senso che innanzitutto servono dei requisiti fisici, quindi il cane deve avere almeno un minimo di 25 kg di peso per il soccorso in mare. Non è richiesta una razza particolare, ma è richiesto almeno il peso. Per quanto riguarda i conduttori, devono essere in possesso del brevetto di assistente bagnanti in acque aperte. Però lì poi si entra in un contesto un po' particolare, nel senso che i cani si possono addestrare al soccorso, quindi addestrare un cane vuol dire dare al cane delle competenze. Bisogna vedere però se poi il cane al momento esatto può mettere in atto quelle competenze, perché lì scatta poi un secondo problema, che è quello appunto è l'aspetto relazionale con il conduttore. Ci sono tante cose che devono coincidere per un buon intervento, quindi non necessariamente un cane competente può essere una buona unità cinofila. In verità, allora, per quello che mi riguarda, diciamo, l'addestramento specifico al soccorso in mare, io lo faccio cominciare indicativamente dai 10-12 mesi in poi, quindi non quando il cane è cucciolo. Quando il cane è cucciolo fa il cucciolo, quindi si dà più spazio alle esperienze di vita quotidiana, si dà più spazio all'interazione con gli altri cani, qualcosina sull'educazione di base. Quindi lì, diciamo, prende vita proprio quello che è l'aspetto relazionale del binomio. Per quanto riguarda poi le competenze tecniche, quindi quelle specifiche del soccorso, lì diciamo dai 10-12 mesi poi si comincia ad andare al mare, si impostano le prime nuotate, gli si fa vedere tutta la gente in spiaggia, si cerca un pochettino di contestualizzare l'attività del cane alla realtà di quello che andrà a fare poi nel momento in cui il cane prende il suo brevetto. Quindi non è un addestramento specifico, è un addestramento che dura tutta la vita, dipende poi dall'età del cane. Quindi si parte con il cucciolo, che fa il cucciolo, poi l'adulto comincerà ad avere le prime competenze, una volta fatto l'esame quelle competenze poi dovranno saltare fuori in caso di intervento nella vita reale. Per
Questa è una cosa un po' particolare, nel senso che l'intervento in verità è un qualcosa di, come si dice, è un qualcosa un po' di inaspettato, nel senso che, allora, c'è una grossa differenza tra i cani che lavorano in acqua e i cani che lavorano, faccio l'esempio, nelle ricerche disperse in superficie, nel senso che i cani che lavorano in acqua sono sempre presenti in spiaggia e sono lì proprio perché l'evento non avvenga, quindi vengono impiegati proprio a scopo di prevenzione, mentre i cani per la ricerca in superficie o sotto maceria vengono attivati nel momento in cui l'evento è già successo, quindi già questa è una grossa differenza. Diciamo che se ti capita di fare un intervento in mare è proprio perché nel più delle volte non hai considerato l'ipotesi prima. Spiego, se una persona va a nuotare magari un po' in sovrappeso, magari che ha una certa età e va a nuotare a 50-60 metri da riva, la cosa ideale sarebbe un pochettino richiamarla prima che vada troppo fuori, cioè che vada troppo in acque aperte. Se poi ti va male devi effettuare l'intervento, però diciamo che l'intervento di per sé è sempre comunque l'ultima spiaggia, anche perché nell'ambiente acqua, che è un ambiente di per sé molto pericoloso, noi andiamo a salvare, tra parentesi, una vita. È anche vero che la prima regola è quella che il binomio, che l'unità cinofila torna indietro, quindi non dobbiamo neanche mettere però a repentaglio la nostra. Serviva, diciamo, un po' di prevenzione prima. Se poi succede che un arresto cardiaco, faccio l'esempio in mare, un collasso in mare, non è una cosa preventivabile, allora in quel caso lì si interviene. E come si interviene? Essendo il più concreti possibile, quindi essendo presenti, diciamo non devono passare più di 4 minuti nell'intervento, anche perché una persona in mare beve acqua, quindi diciamo la prima cosa che il primo problema che ha è il fatto che non riesce a respirare bene, quindi per quello l'intervento deve essere velocissimo e la persona deve essere portata a spiaggia, in spiaggia nel minor tempo possibile, proprio perché in caso la persona negata avesse bisogno di ossigeno o del primo intervento, ok, dobbiamo essere veramente molto 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 veloci. Bisogna anche considerare l'impiego dell'unità cinofila. Un'unità cinofila non viene impiegata in tutti gli interventi, viene impiegata perché ha la massima resa in quella tipologia di intervento, che è 40-50 metri da riva, con mare calmo o mediamente formato, quindi non con mare troppo mosso. Allora in quel caso lì l'unità cinofila, diciamo, ha la sua massima efficienza. Se già ho un'onda di 2 metri non si esce con il cane, semplicemente a volte si esce con pinne dei watch oppure con la moto d'acqua se l'intervento viene fatto lontano dalla riva. Però diciamo l'unità cinofila ha un suo impiego specifico, con delle condizioni specifiche, con delle distanze specifiche. Il contatto tra l'unità cinofila e la persona che è in difficoltà avviene sempre e comunque mai con il cane, cioè il bagnino di salvataggio mette in sicurezza la persona, nel frattempo arriva il cane e il cane traina a riva tutti e due, ok? Però diciamo la messa in sicurezza della persona viene fatta sempre e comunque dal bagnino di salvataggio, non esisterà mai un cane che salva autonomamente una persona, anche perché un cane, a differenza della persona, non può avere per forza di cose i tempi di intervento, non può avere delle metodologie di intervento se appunto fatti in autonomia. Il cane, diciamo, si relaziona esclusivamente con il proprio conduttore, che è quello che appunto darà tempi di intervento, modalità di intervento. Allora, sì, anche qui però dipende. Allora, mediamente, secondo la mia esperienza, diciamo 30 kg vanno bene per i nostri mari. Noi abbiamo un fondale a lento declivio, quindi abbiamo un mare che non scende subito, cioè non è subito profondo, ci mette un po'. Quindi sì, sui 25-30 kg sono cani, hai bisogno di cani agili, di cani veloci. Se invece andiamo su altre tipologie di mare, come può essere, che ne so, il mare Ligure, quindi che è un mare molto più aperto del mare Adriatico, che è un mare che comunque ha una profondità e una corrente più forte della nostra, allora in quel caso lì abbiamo bisogno di una corporatura maggiore, quindi lì si va su cani anche dai 40-50 kg, proprio per il fatto che sono proprio dei contesti diversi e quindi servono dei cani diversi. Per il mare che abbiamo noi 30 kg sono più che sufficienti. Se vuole le posso raccontare il mio
primo salvataggio proprio per il fatto che è stato il più importante, proprio perché è stato il primo. E poi, se vuole, ne posso raccontare uno che abbiamo effettuato l'anno scorso. Allora, come le dicevo, il mio primo salvataggio è stato fatto, oddio, più di 10 anni fa ormai, ed era un signore, un vecchietto in difficoltà, nel senso che era andato a nuotare. C'era un po' di corrente, non c'era molta corrente, era una bella giornata, ok? E vedevo che non riusciva a tornare a riva, indicativamente sarà stato a 35 metri. Io però, essendo un pochettino inesperto, lo avevo visto, ma non sapevo quando era il momento giusto di intervenire. Quando ho visto, purtroppo un po' in ritardo, ma ho visto che era veramente molto in difficoltà, allora in quel caso là siamo usciti e l'abbiamo trainato a riva. È stato un intervento non nel complesso difficile, ma diciamo... serviva un pochettino così per rompere il ghiaccio. Purtroppo invece negli ultimi 2 anni, quindi parliamo 2021-2022, abbiamo effettuato sia io che anche altri membri della mia squadra più interventi, proprio per fondamentalmente negligenza del bagnante, nel senso che c'era mare mosso, c'era bandiera rossa. Purtroppo qui si serve un pochettino di educazione alla sicurezza, nel senso che la bandiera rossa vuol dire balneazione sconsigliata, quindi diciamo che noi ti diciamo: guarda che è meglio se in acqua non ci vai. Purtroppo la gente, quando vede i cavalloni, lo prende come un divertimento, e quindi escono qui materassini. Una ragazza era uscita e in 2 secondi si è trovata subito in difficoltà. Siamo usciti con 2 unità cinofile, quindi io con il mio cane e Elena con il suo cane, sono 2 golden retriever, usciti tutti e 2 proprio perché c'era veramente molto mare, ma siamo riusciti a portarla a riva, aveva bevuto solo un po' d'acqua, e diciamo, è un intervento che è finito bene, e quindi diciamo, siamo stati contenti di quello che abbiamo fatto. Se ci ascoltava prima, non sarebbe successo niente, purtroppo diciamo, ha voluto provare, ma siamo arrivati in tempo e l'abbiamo portata a riva. Una persona in difficoltà non è molto in grado di ragionare in quel momento lì. Come però le dicevo prima, non deve succedere mai che arriva il cane prima del conduttore. Prima arrivate, quindi... sempre voi. Sì, il conduttore sarà sempre quello che mette in sicurezza la persona in difficoltà. Il cane comunque arriverà sempre dopo. Se la persona in difficoltà si aggrappa al cane, è un grosso problema, anche perché una persona in difficoltà dispone di tantissima forza e soprattutto dispone di poco ragionamento, quindi diventa veramente un grosso pericolo anche per il cane. È un pericolo già per il bagnino di salvataggio, ma soprattutto diventa un grosso pericolo per il cane, perché ovviamente dove ci si può aggrappare ci si aggrappa, e quindi diciamo che è estremamente pericoloso. Sempre il bagnino deve arrivare per primo. Sono 2 percorsi. Da una parte il conduttore, che se è lei o qualcun altro, deve fare il percorso per bagnino di salvataggio in acque aperte. Dall'altra, lei con il suo cane si deve, tra parentesi, iscrivere in una scuola che fa soccorso in acqua, ok? Avrà un percorso formativo con il proprio cane che culminerà con un brevetto. In caso di superamento dell'esame da parte del cane, quindi con il brevetto del cane e il brevetto di bagnino di salvataggio, si forma la cosiddetta unità cinofila, che comunque è un brevetto che va rinnovato ogni anno, perché appunto ogni anno bisogna vedere il grado di preparazione del cane, proprio per rendere efficiente al massimo il binomio che poi si va a lavorare nella spiaggia. No, non posso dire che il cane si diverta, nel senso che c'è sempre questa affermazione, su cui io non sono assolutamente d'accordo, che per il cane è un gioco. No, diciamo che determinate capacità tecniche, determinate competenze si raggiungono tramite il gioco, ma per il cane è un vero e proprio lavoro, ok? Lavorare in spiaggia è estremamente stressante, perché comunque si fanno turni di 5-6 ore con temperature elevate, la sabbia bollente, un sacco di gente, quindi non è, diciamo, proprio il massimo del divertimento. È anche vero che di contro un'unità cinofila deve saper sopportare lo stress, questo è uno di quei requisiti di cui dicevo prima, cioè non basta avere le competenze e saper nuotare bene, devi reggere anche un certo nervosismo di fondo, anche perché mettetevi nelle condizioni magari dei parenti
che vedono una persona estratta dall'acqua, magari, che ne so, tiriamo fuori un bambino dall'acqua, allora in 2 secondi ti arriva la mamma, la sorella, il papà che piange, sono tutti agitati. E quindi il cane deve, tra parentesi, isolare tutto questo stress e rendersi utile per quello che sa fare. Ok? Quindi no, non è per il cane, è un vero e proprio lavoro, ha il suo grado di stress, sicuramente, come ce l'ha per noi. Però, insomma, diciamo che lo stress è un qualcosa che fa parte della vita, deve essere gestito e il cane lo deve saper gestire bene. Si dice che il cane deve essere resiliente, ok? Quindi deve, tra parentesi, non dico che deve vivere in una bolla, però deve focalizzarsi su quello che deve fare e lasciar stare tutto il resto. Assolutamente sì, non è che il cane da soccorso si allena tutti i giorni per un sacco di ore al giorno, sono cani normalissimi come quelli che vediamo passeggiare nelle nostre città, anzi le dirò di più, il vero allenamento con il cane è proprio la quotidianità, quindi giocare con gli altri cani, la passeggiata, andarsi a fare le escursioni in montagna, è lì che nasce la relazione con il cane, è lì che nasce l'intesa. Ok? Poi le competenze vengono date dall'addestramento specifico, ma l'intesa tra il conduttore e il proprio cane nasce proprio nella vita quotidiana, quindi sono cani normalissimi come tutti quelli che vediamo in giro. Il primo consiglio che mi viene da proporre è quello di ascoltare sempre il bagnino di salvataggio, che sono persone che sono lì tutti i giorni per 5 mesi all'anno e riescono, tra parentesi, a vedere i pericoli molto molto prima. Purtroppo il bagnino di salvataggio ha un grosso limite, non può imporre niente, ma può consigliare. Quindi la prima cosa è avere testa, non andare a largo se non si sa nuotare, ascoltare il bagnino di salvataggio, ma soprattutto quando c'è la bandiera rossa, se si può rimanere fuori dall'acqua, anche perché la maggior parte degli interventi avviene sempre quando c'è la bandiera rossa.